La polizia olandese ha aperto un fascicolo di indagine per far luce sulle cause della morte di Alessio Giannaccari, 19 anni, e capire se si tratti di omicidio, di un gesto volontario o di un decesso per cause naturali. Del giovane originario di Lecce non si avevano notizie da sabato. Ieri il suo corpo è stato trovato vicino ai binari della stazione ferroviaria di Holendrecht, alla periferia di Amsterdam, la città che il ragazzo, pieno di speranze, aveva da poco scelto per costruire un'esperienza di lavoro e di vita. Vi si era trasferito in gennaio e faceva il cameriere. Dopo la maturità aveva deciso di non continuare gli studi, ma di seguire le orme del padre, che a Lecce è un noto ristoratore. Alessio aveva così scelto di fare la gavetta all'estero. I genitori sono corsi subito ad Amsterdam per l'identificazione. Gli amici più stretti raccontano di un Alessio sereno, che parlava e raccontava tutto di sé, nessun malessere intercettato da quando si era trasferito ad Amsterdam. Alessio non aveva un profilo sui social, preferiva parlare al telefono piuttosto che trasmettere i suoi pensieri in rete. Il giovane condivideva un appartamento con altri ragazzi. Sabato sarebbe uscito da casa senza documenti. Per ora nella sua camera pare che gli investigatori non abbiano trovato nulla di rilevante per le indagini.